Ringraziamo il Signore per questa veramente straordinaria serata che conclude questa solennità di Pietro e Paolo, con, non dico solo con questo nostro confratello Pietro, 50 in sacerdozio, ma Monsignor Luigi, fra poco anche te tocca 50 anni, mi pare, noto parroco romano e adesso gran madre di Dio, ecco. Quindi mi sento ancora più felice questa sera di poter riflettere su questo grande mistero che è la misericordia di Dio. Perché questo nostro fratello Pietro è venuto per dire grazie alla misericordia di Dio. Perché oggi non è la prima volta che noi ci mettiamo in ginocchio davanti oggi santi, ma prima erano malvagi, erano ladroni, disgraziati, e oggi sono le colonne, nostre colonne della Chiesa. Perché vedete, i santi non sono coloro che non sbagliano mai, e questo ci aiuterà molto nella nostra vita, ognuno nel proprio stato. I santi non sono coloro che non cadono mai, che non peccano mai, ma sono piuttosto coloro che quando sbagliano si ravvedono. Quando cadono si rialzano, quando peccano si pentono. Così è stato di Pietro, ha sbagliato, ma ha anche pianto. Perché è vero, tanti dicono Giuda si è andato a impiccare, ma cari fratelli, il pentimento non porta alla morte. Il pentimento porta al cambiamento della vita, porta alla vita, porta frutti, non porta alla morte. E Pietro pianse, e il nostro Dio, siamo ancora oggi, no, domani concludiamo Sacro Cuore. Il nostro Dio ha un cuore e non è un sentimentalismo, che si commuove dinanzi alle tue lacrime ed entra nelle tue lacrime. Così è entrato nelle lacrime di Santa Monica, che queste lacrime erano veramente sante per il suo figlio. E così anche di Paolo, da prima persecutore, poi apostolo delle genti, instancabile. Ecco, questa è la grandezza nel nostro Signore, che è sempre superiore alle nostre debolezze. La fiducia di Dio in ciascuno di noi è straordinaria, e soprattutto penso noi, sacerdoti, ce lo chiediamo tutti i giorni, ma tutti i giorni, Papa mille volte ci ha detto, quando dice passa accanto al carcere, dico, ma perché non sto io sto dentro? Perché non sto io dentro? E c'è un altro. Perché abbiamo saputo cogliere quel passaggio di grazia che ci ha non solo trasformato dalla nostra miseria, ma questa grazia ci ha chiamato a seguire il Signore nel sacerdozio. E mille volte potevamo chiedere, ci chiederemo ancora, ma perché un altro? Perché te? Perché il Signore, per Lui la miseria, la debolezza, Lui non si spaventa, non si allontana, anzi si avvicina, affianca la nostra debolezza. Però
Ecco, è necessario di farsi la domanda. Oggi il Signore fa la domanda: ma chi sono io per te? Dobbiamo, ecco, farci questa domanda: ma chi sono io per te, Gesù mi dice? E queste domande il Papa stamattina ha posto non solo ai nuovi 5 cardinali, ma a tutti noi. Dice: sono ancora io il Signore della tua vita? Hai fatto tanto del male, hai ucciso, hai perseguitato, hai violentato, hai maledetto. Ma c'è ancora posto per me nel tuo cuore? Sono ancora la direzione del tuo cuore, la ragione della tua speranza, la tua fiducia? Ecco, sono le domande alle quali ci dobbiamo dare risposta. Perché se questi due uomini, Paolo e Pietro, hanno veramente capovolto la loro vita, ed è certo la grazia di Dio che ha operato questo, veramente il Signore ha usato misericordia nei loro confronti, ma perché hanno capito Cristo. E oggi, in poche parole, alla luce di queste due colonne della Chiesa, dobbiamo, ecco, chiederci se noi cerchiamo di capire Cristo. Perché questo è importante. Perché se io capirò Cristo, la sua missione, la sua vita, il suo insegnamento, allora nascerà in me la convinzione che io devo essere coerente con questo Gesù. Nasce in me la convinzione che io devo portare questo Signore, questa notizia su di lui, anche agli altri, e anche per quanto riguarda le vocazioni. Se un giovane capirà la grandezza, l'amore di Gesù, la sua chiamata, sarà capace di lasciare le più grandi cose, umanamente parlando, della sua vita e andare dietro di lui. E queste testimonianze noi abbiamo. Noi abbiamo sentito, no, durante l'anno santo di misericordia, c'erano tante varie veglie, preghiere, catechesi, eccetera, le testimonianze della gente che chiaramente ha visto un radicale cambiamento. Come Paolo o Pietro potevano dire: ero un bestemmiatore, ma oggi non più. Oggi la mia vita loda e glorifica il Signore. Prima mi occupavo di questo e di quell'altro e della cosa più importante. Oggi non più. Oggi non posso vivere senza la Santa Eucaristia, non posso vivere senza la confessione, non posso non aiutare il fratello. Ecco, dobbiamo, ecco, cercare alcuni gradini, direi, che dobbiamo salire per rivedere questa colonna, se si tiene, oppure un terremoto che basta poco e non c'è più niente, proprio così. E il primo gradino è quello del coraggio per il nome cristiano. Non vergogniamoci di essere cristiani. Non vergogniamoci di manifestare la nostra fede. La nostra fede, non solo andando in chiesa, ma in tutti i luoghi dove siamo, come ce l'ha dimostrato Giovanni Paolo II. Andato a sciare, a mezzogiorno si è fermato sulla pista e ha fatto l'Angelus,
con quelli che erano accanto a lui. Non vergogniamoci dei segni del nostro cristianesimo. Come diceva un padre della Chiesa, oggi non è la questione di chiedersi se Dio esiste, non è questo il nostro problema, se il cristiano esiste, se esiste il cristiano. Quanto è la tentazione forte di fuggire, nascondersi e lasciarsi proprio, direi, immergere con tutti gli altri per nascondere la fede. Secondo gradino da superare è quello della critica malevole, spesso ingiusta verso la Chiesa. Sembra una moda dei tempi criticare la Chiesa. È la nostra madre, è la nostra madre. Che belle parole ci ha trasmesso Santa Faustina proprio a proposito della madre Chiesa. Ogni brava figlia prega per la sua madre perché è figlia. E io prego per la Chiesa come una brava figlia per la sua madre, perché la Chiesa mi prende per mano, mi fa crescere. E così io ho trovato, quando ero ragazzo, proprio nella Chiesa, ecco perché i vocazioni poi c'erano, e c'erano tante, perché ho trovato fratelli, amici nei sacerdoti, padre, sorella, madre, tutto, che mi hanno fatto giocare, che mi hanno fatto camminare per le montagne, per i laghi, che mi hanno fatto fare pellegrinaggi, che mi hanno fatto riflettere sulla vocazione, che hanno curato le vibrazioni di questa vocazione e che hanno saputo dare i schiaffi quando le cose non andavano. E oggi come si permette lei dare un schiaffo a mio figlio? Non sia mai. Vedere nella Chiesa questa paternità, maternità, vedere nel sacerdote quel padre che veramente, come pronto soccorso 24 ore su 24, cerca di dare tutto per tutti, al di là della fede, al di là di quelli che busseranno al suo cuore. Nessuno è perfetto, tutti poveri peccatori. Ma diceva San Gregorio Magno, sono pronto a morire piuttosto che la Chiesa sia avvilita. È vero che non è facile accettare una Chiesa istituzione, non è facile, è scomodo. Ma ricordiamoci che rifiutare la Chiesa è rovinoso. È scomodo accettare la Chiesa, che anche lì avvengano momenti di buio, di ombre, ma è costruita sulla roccia, siamo sereni. Ma rifiutarla è rovinoso. E terzo gradino, essere disposti a lottare per difendere la nostra fede cristiana, perché possiamo dire a qualunque persona che si avvicini a noi, bambino o giovane, adulto o malato o agonizzante, la ragione della speranza che è in noi. Perché quel biglietto di visita di essere cristiano, chi trova questo biglietto in visita in noi possa trovare un giusto indirizzo per andare insieme con noi verso l'avventura del paradiso. Ma che sia giusto indirizzo, perché non avvenga che qualcuno ci incontri e dice qui ho sbagliato, qui non ci siamo.
non ci siamo, perché pensiamo proprio come demonio. Vogliamo allontanare la croce, vogliamo addolcire tutte le sofferenze e così via, aborto, eutanasia e tutto il resto, eccetera, tutto quello, in nome di una falsa misericordia. La gente che si avvicina, e soprattutto in questo tempo della storia, ecco, deve trovare in noi una solida colonna, deve incontrare in noi veramente il pontefice tra terra e il paradiso. E se arrivasse la persecuzione oggi o nel futuro, chi sarebbe capace di dare la vita come loro? Ecco, queste domande vogliamo porci. Oggi abbiamo ancora ulteriore occasione di avere con noi tutti i sacerdoti, soprattutto ringraziamo per 50 anni il sacerdozio di Padre Pietro Leone e per questa sua umiltà e forza, ecco, di ritornare alla sorgente, ed è quella della Divina Misericordia, perché come dice e ci dirà mille volte da oggi in poi il vicario del Santo Padre, Monsignor Angelo, ci dirà sempre, ci ha detto negli esercizi, ma ci dirà: senza misericordia non si può vivere.